Campania Radio Sport. Fuori gara! E allora, come promesso, di grande finale per questa vigilia di Napoli-Juventus, siamo pronti ad accogliere un grande ospite. Ne parleremo con il nostro Roberto Conte. Ciao Roberto! Carissimi, buon pomeriggio a tutti e agli ascoltatori di Radio.0. Allora, stiamo per avere anche il nostro ospite. Intanto ti chiedo qualche anticipazione, no, per questa chiacchierata che andrà a chiudere il nostro appuntamento di venerdì. Ma intanto ho detto, come dire, è un bel momento per chiudere la settimana. Questa è stata una settimana molto particolare, come del resto lo sono sempre le settimane di vigilia di Napoli-Juventus. Tra l'altro è una doppia vigilia, perché una super sfida così ravvicinata, con in palio il campionato, o meglio il sogno del campionato e la certezza di chiudere lo scudetto per la Juventus da un lato, e la Coppa Italia, che invece potrebbe essere un titolo importante per il Napoli, evidentemente ha tirato fuori tutta una serie di problematiche neanche tanto sommerse, perché ne abbiamo parlato tante volte. La sfida di Coppa Italia dell'andata, anche quella sotto il profilo arbitrale, non era stata una partita serenissima. Ovviamente c'è l'attesa per il ritorno di Higuaín al San Paolo, ci sono state alcune ammonizioni un po' ad orologeria che hanno consentito forse a qualcuno con la maglia bianconera di riposarsi un po' di più. C'è stato il caso Barzagli, che fa quasi sorridere se uno pensa a come si è dipanato, però insomma io sono tra quelli che pensa che valga soprattutto la legge del campo, che pensa poco ad Higuaín, poco agli arbitri, sperando che decidano di non condizionare la sfida, e che guarda invece alle cose più belle del calcio, che sono la tattica, che sono le sfide epiche tra i giocatori. Per cui non so se abbiamo anche l'ospite. Assolutamente sì, pronti per parlarne. A te come sempre, Roberto, l'onore di presentarlo. Siamo riusciti a creare il collegamento per quello che ho definito, come dire, il ritorno ad un calcio un po' letterario. Ne abbiamo parlato tante volte anche con Michele Sibilla in queste rubriche culturali di Radio.0. Oggi abbiamo messo insieme la rubrica accademica del martedì e la rubrica cinematografica del mercoledì, anche perché parleremo anche di teatro, e questo già fa capire, come dire, quanto sia variegato il personaggio. Con grande piacere, benvenuto a Radio.0 al direttore Marino Bartoletti. Direttore, benvenuto. Buongiorno a tutti, è un piacere parlare con voi, e permettetemi di dire che tanto non fatemi sentire troppo importante, ma soprattutto sposo interamente le ultime cose che ho detto a proposito della, che avete detto a proposito dell'approccio fra Napoli e Juventus. Non c'è niente di più bello che guardare in casa propria ai propri meriti, alle proprie potenzialità e alle bellezze che si esprimono. Gli altri facciano quello che vogliono. Ecco, partiamo proprio da questo, direttore. L'abbiamo detto, il calcio degli anni Ottanta, le grandi sfide tra Maradona e Platini per il Napoli hanno avuto un significato, se vogliamo dire così, anche sociale. Forse l'abbiamo ricordato anche in questa querella su Salvini a Napoli. Maradona era un antifechista per eccellenza, ha rappresentato il calcio napoletano che sfida anche i poteri del nord, le fabbriche degli Agnelli, Berlusconi emergenti. Che ricordi hai tu di quelle sfide, di quegli anni? Ah, purtroppo le sfide fra Maradona e Platini furono molto ridotte, perché in realtà i due si incrociarono nel calcio italiano, perché quando cominciò a splendere, e come splendeva la terra di Maradona, in realtà Platini già stava meditando il ritiro. Voi attribuite a questa partita qualcosa che forse anche troppo oltre quello che era invece il significato sportivo, anche se è indubbio che quello fu un riscatto straordinario, e permettetemi di aggiungere, da osservatore neutrale, attraverso il quale comunque l'ammirazione e l'amore per Napoli aumentarono. Questo grazie anche comunque non tanto alla stella che splendeva, di cui abbiamo parlato, ma al progetto sportivo e, permettetemi di dire, culturale che il Napoli seppe esprimere in quegli anni. Senti, direttore, come dicevi giustamente tu, è bello pensare alla passione calcistica, bisognerebbe concentrarsi soltanto su quello che accade in campo, però poi in effetti ci sono state le sentenze di Calciopoli, ci sono polemiche continue, anche questo Juventus-Milan ultimo che ha creato una serie di strascichi. Questo forse anche perché, se penso a quello che è successo nello spogliatoio con i giocatori del Milan, che hanno danneggiato alcuni simboli dei famosi scudetti contesi, non c'è mai stata una pacificazione nel calcio italiano. Da questo punto di vista, secondo te la dirigenza juventina avrebbe potuto e dovuto fare qualcosa di diverso nel post Calciopoli? Beh, intanto non appendere gli scudetti mai vinti, né esporli allo stadio, né esporli nei corridoi dello stadio. Ciò non toglie che comunque non vadano distrutte le cose quando si ospita in casa di qualcun altro, anche se sono cose sbagliate.
La Juventus si è mossa su due binari paralleli e apparentemente antitetici, perché da una parte ha fornito sicuramente un esempio straordinario di come una società italiana possa allinearsi alla contemporaneità, ha fatto il suo stadio, è uscita dalle macerie e lei stessa comunque si era inflitta, ha dato esempi virtuosi di gestione societaria e anche infrastrutturale, non soltanto societaria. Dall'altra effettivamente continua a ostentare, soprattutto nella persona del suo presidente, una punta che io definisco di infantile arroganza, cioè continuare a guardare indietro, continuare a guardare per gli scudetti che la giustizia sportiva non le ha attribuito e ostentarli con impudenza, come se effettivamente fossero stati vinti sul campo, non è un buon segno, se non altro perché, a parte il fatto che esiste una giustizia sportiva, se io fossi un dirigente della Juventus farei di tutto veramente per cancellare quegli anni e spargergli il sale sopra invece di rivangarli continuamente e dire che anche altri facevano le stesse cose. L'altri fanno le stesse cose, è un atteggiamento molto debole. La Juventus ha dimostrato di saper fare qualcosa di veramente importante, ha dimostrato di essere un faro importante per il movimento calcistico italiano, a volte effettivamente è vittima, come dire, della sua ingordigia e della sua arroganza, per cui invece di cancellare anche le cose che farebbe bene a cancellare, continua a lamentarsi inutilmente quando sinceramente non ha molto di che lamentarsi, se non, visto che abbiamo parlato di Juventus Milan, della maleducazione degli ospiti in casa sua. Direttore, diciamola subito questa cosa dello spettacolo che mi incuriosisce molto, perché tu appunto hai detto del famoso così fan tutti a cui si appellava Agnelli, che è stato un po' quello che, come dire, si diceva anche ai tempi di Tangentopoli, il famoso discorso di Crack, sì. Tu con Simone Schettino, noi l'abbiamo anche ascoltato proprio a Cinema Champions, l'ho appena sentito, gli ho fatto l'in bocca al lupo questa sera, da stasera, domani sempre alle 21, domenica alle 18:30, Teatro delle Palme, lo scoprirete solo venendo, Marino Bartoletti e Simone Schettino raccontano gli ultimi 50 anni della storia del paese tra musica, teatro, cinema, sport. Che succede al Delle Palme da stasera? Lo scoprirete solo venendo. Succede che si fondono due esperienze di vita e anche anagrafiche molto differenti fra di loro. Succedono però che si finisce con l'intendersi sul guardare avanti con un senso di positività. C'è molta Napoli, devo dire, in questo spettacolo. Io ovviamente faccio dei monologhi leggermente, fra virgolette, più seri, naturalmente indulgendo anche un pochino all'ironia come mio costume. Simone fa ovviamente il guastatore, il dissacratore, ma anche lui, pur facendo ridere tanto, riesce ad affrontare argomenti di grande serietà. C'è una complementarietà quasi inattesa, perché poteva essere una fusione a freddo, invece è venuta una fusione a caldissimo, dove si parla certamente di Napoli, perché c'è molta napoletanità, ma ancora di più dell'Italia, quello che l'Italia dovrebbe guardare veramente, come ha guardato tante volte in passato, per tenere alta la testa. Certamente qualche citazione napoletana c'è, se non altro perché quando si parla per esempio delle Olimpiadi di Roma, e ovviamente quella storia la racconto io, ed è un momento di eccellenza straordinaria in cui il mondo torna a innamorarsi dell'Italia, dove si fanno le gare di vela di quelle Olimpiadi si fanno a Napoli, perché Napoli non poteva mancare in quella bellissima manifestazione. E poi ci sono tante altre citazioni che credo non passeranno inosservate. Guarda, lo spettacolo ha un mezzo, secondo me, quello di far ridere e anche di far piangere, sicuramente di far emozionare, di far riflettere, almeno così ci dicono quelli che lo vedono dall'altra parte. Ogni tanto vorrei essere un moscerino e sedermi anch'io in platea, però vedo che la gente va via molto emozionata, molto, molto soddisfatta di quello che ha visto. Avremo un piccolo problema domenica, ma lo risolveremo, perché domenica facciamo, come d'abitudine per gli spettacoli domenicali, il mattinè alle 18, certamente alle 20 chiudiamo, ovviamente per rispetto di chi vuole andare a vedere la partita, ma anche perché chi lo tiene, Simone, e quindi alle 8 dobbiamo essere io e lui davanti. Assolutamente, assolutamente. Radio Punto Zero ci sarà e le racconterà poi dopo, nella prossima settimana, queste emozioni. Tu hai parlato dell'Italia, ti piace questa Italia di Ventura, questa linea giovane ma anche, come dire, miscelata con i grandi vecchi, da Bonucci a De Rossi, come la stai vedendo?
Invece a sorridere la tua domanda, perché quando si parla di Italia di Ventura sembra che si parli di Giovanni delle Bande Nere e dell'Italia dei Cavalieri del 300. È bello comunque parlare di Italia di Ventura, anche se Ventura in questo caso ha la V maiuscola, perché ecco, lui è un grande maestro di calcio, prima che un allenatore, prima che un commissario tecnico, che forse non sospettava di essere. È veramente un pastore di giovani calciatori, lo sta dimostrando in un momento in cui forse c'era veramente bisogno di un pastore, perché inaspettatamente, forse immeritatamente, sinceramente, ci ritroviamo con una generazione di campioncini, di fiorellini che vanno annaffiati con l'intelligenza giusta. Mi sembra che lui lo stia facendo con molto garbo, con molta cognizione di causa e con molto amore per quello che sta facendo. Certamente non rinnega quello che è il core business legato ai veterani, però la sensazione e la speranza di potersi presentare in Russia con qualcosa di molto fertile che possa garantirci, come ci garantì la generazione che ci portò dal titolo europeo del 68 alla finale mondiale del 70, molto molto lontano. Ti faccio la mia ultima domanda, che purtroppo siamo in conclusione, alle 4 c'è la campanella, però magari ci strappiamo l'opzione di sentirti a fine anno per fare un po' il bilancio e parlare di nazionale, ma anche di mercato e di quant'altro. Parliamo di campo, che è quello che ci piace, l'abbiamo detto, e chiudiamo con questo. È stata anche la settimana della panchina d'oro, al vertice due toscani, Sarri ed Allegri. Forse i colleghi hanno premiato, come dire, più l'estetica che la sostanza. Tu, su questo dibattito filosofico che a Napoli impazza sul calcio champagne di Sarri, però sulla difficoltà poi di vincere, di essere continui, pareggio col Sassuolo, pareggio con il Palermo, dove ti collochi? Che pensi rispetto a questa gestione Sarri e alle prospettive future per provare a fare il salto di qualità? Intanto io mi sono espresso pubblicamente dicendo che condivido la panchina Sarri, perché credo sia terribilmente meritata. Se facciamo un bilancio algebrico fra potenzialità e risultati conseguiti, non si può negare che Sarri abbia fatto qualcosa di molto importante, fra l'altro giocando bene, quando gioca bene. Evidentemente anche in questo caso c'è un problema di maturazione totale, non ancora il cinismo della Juventus, ma per avere quel cinismo evidentemente ci vogliono decine e decine di campionati alle spalle, anche qualche scudetto conquistato. Io, guarda, ti dico sinceramente che, avendo amato alla follia il Napoli di Maradona, e Maradona in particolare, a cui ero molto legato, avevo il timore che certe gioie non si sarebbero più ripetute. Invece mi sembra che siamo sulla strada buona, nel senso che queste gioie si ripetono, malgrado non ci sia il demiurgo, cioè indubbio che quello fu un successo societario, ma altrettanto indubbio che quello fu il successo di un uomo. Adesso si può prescindere dagli uomini, se non forse un uomo dietro la scrivania, che è De Laurentiis, che ha tanti meriti, che ogni tanto dovrebbe ricordarsi di avere questi meriti e coltivarli contando fino a 10. E Sarri, che può essere il maestro giusto per far fare tanta strada a questa squadra. Io voto Sarri nella speranza che possa restare molto a Napoli. Fabio, la tua curiosità finale dallo studio. Sì, assolutamente, perché al direttore Marino Baltorretti, tornando proprio sul discorso Napoli-Juventus, volevo chiedere: il Napoli ha la forza, non tanto fisica, non tanto tecnica, ma soprattutto mentale, di poter vincere entrambe le partite, che sono così ravvicinate e che sono entrambe così importanti? Guarda, ci sono delle piccole contingenze favorevoli, che sono gli infortunati della Juventus, che potrebbero cambiare il punto d'equilibrio delle due partite. Il Napoli ha la forza, perché il Napoli ha dimostrato anche all'andata di poter giocare meglio della Juventus. La Juventus ha segnato su due assist del Napoli, non dimentichiamoci. Allora, quando il Napoli gioca bene è abbastanza difficile potergli tenere testa. Deve ricordarselo, in genere nelle grandi partite se lo ricorda. Ed è sicuramente questo un aspetto molto positivo. Roberto, possiamo concludere? È stato davvero un grande piacere e un onore avere ospite con noi il direttore. Sì, gli faccio proprio l'ultimissima, mi sa che abbiamo due minuti di recupero, se possiamo dire così. Sulle facce di questo Napoli, dalla faccia napoletana di Insigne, che faticava a essere profeta in patria e che ora invece si sta fermando, a quella di Mertens, che ha sirene cinesi ma è un belga napoletano, a quella di Hamsik, che è un capitano da 10 anni ma che per qualcuno non è mai stato coraggioso nelle grandi sfide. Per lui chi potrebbe essere l'uomo decisivo di questo doppio Napoli-Juventus? Ah, io ho una cotta particolare per Insigne, devo dire, e vi arrivo anche a dire che mi sono molto dispiaciuti certi passaggi di quest'anno, anche
qualche ingiusta insofferenza da parte del pubblico. Cioè, io credo che Insigne, non voglio bestemmiare dicendo che può essere il Maradona attorno a cui costruire il Napoli, ma può essere sicuramente l'elemento attorno a cui, per la prima volta, un napoletano per la prima volta attorno a cui costruire la fortuna del Napoli. Tenetevelo, teniamocelo molto caro questo ragazzo, perché ha dimostrato di volere molto bene alla sua città e alla sua squadra. Teniamocelo veramente molto caro. In quanto agli altri due, sai, quando si parla tanto di integrazione, beh, non ho mai visto due persone così integrate nella napoletanità come Hamsik e Mertens. Praticamente sono napoletani anche loro. Ecco, allora diciamo che su questi tre napoletani veri o acquisiti si può guardare tranquillamente al futuro. Direttore, tu tieni distretto Simone Schettino, non glielo dire, ma io gli porto domani un libro bellissimo di Beppe Viola, che tu ben conosci, Vite Vere, perché Simone tra quei comici forse un po' sottovalutati, ma ha uno spessore anche culturale, intellettuale, che ha dimostrato nel suo intervento qui. Per cui il mio invito per tutti domani al Delle Palme, stasera già si parte, domenica con la certezza di essere liberati alle 20, per cui su tre giorni una giornata va dedicata allo spettacolo. Grazie di essere intervenuto. Noi diciamo sempre Forza Napoli, tu ti puoi mantenere neutrale. Ma io mi adeguo, perché comunque là dove c'è la bellezza io dico sempre forza. Grazie. Un grande abbraccio al direttore Marino Bartoletti. Grazie al direttore Marino Bartoletti, grazie anche a te Roberto per questa bella sorpresa. Appuntamento alla prossima settimana. Appuntamento a martedì con Michele Sibilla, che saluto. Stiamo lavorando a molte cose attorno alla commissione antimafia. Noi insomma questa cosa non ci scende giù, perché poi se fosse successa a Napoli ne parleremo tutti i giorni. È così. Ciao Roberto, grazie.